Oggi abbiamo, grazie ai produttori che vogliono partecipare e all'Alveare Mille Piani, la possibilità di assaggiare e di parlare con i produttori. La Valle di Comino si chiama, sì. È un'area un po' anomala, in quanto essendo una valle si pensa che la parte a valle pianeggiante, sì. Invece la nostra valle è collinosa, cioè è circondata dalla catena montuosa di Monte Cairo, da una parte si finisce a Monte Cassino, uh-huh. E dalla catena montuosa del Monte Meta, che prende dalle Mainardi fino al vallone della Conca di Sora, prende tutto il lato, il versante laziale del Parco Nazionale Abruzzo. Noi stiamo all'interno di questa valle, siamo 11 comuni, di cui 8 di questi comuni hanno nel disciplinare, rientrano nell'area della donna. Cioè, dalle vostre parti praticamente dalle vostre parti, oltre il vino, al riconoscimento del vino, abbiamo la DOP del pecorino di Picinisco, ecco, e abbiamo la DOP del fagiolo cannellino di Atina, ecco perché è una delle uniche DOP italiane sul fagiolo. Infatti, sempre. Ti posso dire, nella zona della Ciociaria sono famose le minestre, le paste con i fagioli cannellini. Noi la chiamiamo le favocchie. Allora, il vino si chiama Blanco, l'annata è 2015, fa 13 gradi ed è un maturano. Ma sto maturano lo fate solo lì, giusto? Sì, cioè, non è che si trova da qualche altra parte? Siamo 5 produttori. Ok. Noi stiamo assaggiando un vitigno che è antico, che praticamente non lo fa quasi nessuno. Ho scoperto però che c'è un'azienda vicino a casa tua che si chiama Cominium, che addirittura l'ha fatto sfumantizzato, quindi vuol dire che questo è un vitigno che piano piano si sta muovendo. Però hai detto bene, noi siamo una piccola azienda a conduzione familiare, lì stiamo parlando già di un'azienda di un'azienda di 100.000 bottiglie. Certo, certo. E quindi c'entra un po' la... Bene, questo è un valore aggiunto per te, è un valore aggiunto per te, e soprattutto la grande azienda che praticamente utilizza lo stesso vitigno e addirittura ne fa uno spumantizzato, quindi è una cosa in più per te. È molto molto profumato. E qui si sente proprio, si sentono sì i fiori bianchi, ma quelli primaverili, quelli proprio che scoppiano durante, non so, per esempio fa pensare al pitosforo, quei fiori che praticamente ci sono, come dire, un fuoco d'artificio primaverile e poi ti attaccano il naso, ecco, per esempio. Tutti quei biancospini. Esatto. Quindi ci sta. Noi siamo abituati, per esempio, noi siamo romani, quindi comunque viviamo in città, Noi siamo abituati al gelsomino. Ecco, qui c'è una punta di gelsomino. Poi comunque sia, il profumo dei fiori sicuramente è la prima cosa che salta. Però si sente anche un certo odore di mandorla, di marzapane, ha un odore delicato, ecco. Molto ampio a bere. Sentiamo il gusto, andiamo a vedere com'è al gusto. Questo vino, la prima cosa che si sente è che comunque ha una bella, ha un bel corpo, non viene giù fluido, si sente che ha questo corpo che è fatto dalle sostanze nutritive dell'uva. È bello persistente e sta sicuramente bene con i vostri sì con la favocchi. Favocchi, vabbè, insomma, come si dice, non ne posso parlare, allora non ne parliamo. Mi emoziono. Io quando è morta mia madre non ho spento una lacrima, però devo parlare della passione che mi ha spinto a fare il vino. È una cosa che è molto forte.